il philein, l'amare qualcosa. Specificamente Platone dice che Eros è sempre filosofo, sempre filosofeccia, perché sempre alla ricerca di qualcosa di cui si sa privo. Ecco, già questo basterebbe a dire per quali ragioni il nostro tempo compiutamente peccaminoso deve in qualche misura liquidare sia l'eros sia la filosofia, di modo che ci si senta pienamente appagati nella nostra condizione di mancanza, in realtà, di atomi seriali abbandonati alla solitudine narcisistica. Vi è poi un'altra ragione, procedo speditamente, per cui l'amore è incompatibile con il capitale oggi, e che è la promessa di durare, che caratterizza l'amore, che si canonizza naturalmente poi nel matrimonio come eticizzazione dell'amore, finché morte non vi separi, si diceva una volta. Nella esperienza d'amore noi facciamo nell'immanenza la sola esperienza della trascendenza che sia effettivamente possibile. Nell'amore subentra qualcosa di eterno che fa sì che noi sperimentiamo nell'immanenza, nel piano mondano, un elemento trascendente, eterno in qualche modo. Per questo Platone nel Simposio dice che la bellezza tra tutte è l'idea che filtra meglio nel sensibile, quella che più rivela l'eterno nell'immanente. Nell'amore subentra quella che un poeta francese ha chiamato con una bella espressione il duro desiderio di durare. Il duro desiderio di durare. Nell'amore, a differenza che nei circuiti della società di libero costume, di libero consumo, non vi è un ricambio costante della merce che viene in qualche modo fatta apparire nella circolazione, consumata e poi fatta riapparire sotto altro sembiante nella circolazione, alimentando un circuito perverso che non si conclude mai, dà adito a un cattivo infinito e soprattutto è fondativo della civiltà della forma merce, che promette di soddisfare i nostri desideri, in realtà opera affinché non siano mai soddisfatti appieno, di modo che il circuito del consumo si riproduca sempre da capo. Nell'amore invece la scelta in qualche modo aspira a farsi eterna. L'amato è insostituibile nella sua, anche nella sua imperfezione. Il filosofo Montesquieu ha speso pagine molto belle su questo aspetto, sul fatto che noi ci innamoriamo non di ciò che è necessariamente perfetto, ma di ciò che ha un non so che ci fa apparire l'amato unico e insostituibile. Sufficiente. Sufficiente, sufficit. Qualcosa di, in qualche modo, di insostituibile, vorrei dire, di insostituibile. Chiaramente questo contrasta, dicevo, con il circuito della forma merce, dove tutto deve essere rimpiazzato quotidianamente, tramite anche i processi artatamente gestiti dall'industria culturale, dalla manipolazione organizzata. Ecco, per queste ragioni, che qui ho celermente e succintamente richiamato, l'amore è incompatibile con la società di libero mercato, la quale mira a decostruire, oggi vengo al secondo dei punti enunciati, mira a decostruire il nesso d'amore per sostituirlo con quel suo succedaneo che è il consumismo erotico. Il consumismo erotico, che è una forma alienata, nel vero senso dell'espressione marxiana, in forza della quale non c'è più l'amore donativo, altruistico, con cui si instaura una totalità duale, ma c'è una forma di autismo edonistico mediante il quale c'è sempre solo l'individuo che gode della fruizione della merce erotica per poi tornare in se stesso.